Un segnale di vicinanza e di legame con un territorio che non è stato lasciato solo in uno dei suoi momenti storici più difficili, ma anche un segnale di fiducia e speranza verso un graduale ritorno alla normalità. Cantiano si rialza e lo fa con la ripartenza delle attività economiche distrutte dall'alluvione del 15 settembre scorso. Ieri pomeriggio, in via 4 novembre, ha riaperto la Biperbanca alla presenza di cittadini e autorità locali e regionali che hanno voluto dare un segnale di vicinanza ad uno dei comuni più colpiti dall'evento calamitoso. Ci siamo mossi subito dopo l'alluvione, abbiamo notato il grande impatto di questa alluvione all'interno della comunità di Cantiano. Al centro storico il livello dell'acqua ha superato i 3 metri, anche 4. Tutte le attività su quella zona sono scomparse, veramente la difficoltà è enorme. Avere oggi un sistema bancario che è la Biper, che resta sul posto, strutture e propri ambienti, rimette a disposizione la sua filiale per il territorio di Cantiano, per le imprese, penso che sia un valore aggiunto importante, che dà la forza agli imprenditori di poter restare sul territorio di Cantiano e di avere la fiducia che i stakeholder del territorio, la banca, la regione, la Camera di Commercio, lo Stato non li abbandona. Appena abbiamo saputo del disastro, ha proseguito il presidente della Camera di Commercio delle Marche, siamo andati a trovare il sindaco e insieme al consiglio e al segretario Schiavoni abbiamo comunicato la situazione ad Andrea Prete, presidente dell'Union Camere, dopodiché è stato creato un fondo per le calamità destinato alle zone delle province di Ancona e Pesaro Urbino colpite dal nubiferaggio. Il primo importo è di 300.000 euro, andremo a trovare altre risorse per poterlo rimpinguare e vedere come poter essere attivi su queste zone, poter creare magari quell'economia che può servire per le imprese per rientrare in possesso di alcune situazioni che loro hanno perso con l'alluvione. Ci metteremo anche delle nostre economie, ha assicurato Sabatini, ma non ci fermiamo qui, ha proseguito. Infatti, all'indomani dell'alluvione, come Camera di Commercio abbiamo messo a disposizione 1,5 milioni di euro, che ora viene gestito con la Regione e il Confidi per sostenere la liquidità delle imprese tramite finanziamenti agevolati. La Biper e tutto l'altro sistema bancario, l'ABI anche, diventano determinanti. A livello nazionale il governo si sta muovendo con le loro attività, la regione anche, come Camera di Commercio avevamo pensato anche noi di essere attivi. È impressionante quello che l'acqua può fare, ha dichiarato il presidente. Dobbiamo aiutare Cantiano, dove nel centro storico tante aziende, artigiani e piccoli commercianti hanno perso tutto. Vogliamo sostenere anche l'anconetano e siamo al lavoro per capire quali progetti mettere in campo. Di essere attivi magari su qualche studio importante che possa aiutare la parte, diciamo, tecnica per far sì che queste alluvioni, il dissesto idrogeologico non sia più un dramma per noi e non accadano più queste cose. Dopo 13 anni ritornata l'acqua a Senigallia non potrebbe incidere sul clima, ma su alcune attività all'interno dello studio dei flussi delle acque potremo fare qualcosa con la regione e sicuramente ci metteremo al fianco per poter aiutare e sostenere queste zone e anche la parte tecnica di questi progetti.